Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle, scende in strada con gli autisti della TUA e con il sindacato Orsa Trasporti Abruzzo. Denuncia la carenza di personale che si ripercuote sia sulla condizione lavorativa dei dipendenti sia dell'utenza con il taglio delle corse stamani sit-in al terminal bus della stazione di Pescara. Sì, oggi stiamo registrando e stiamo denunciando gravi disservizi e criticità nel trasporto pubblico regionale che, ricordiamo, è la seconda voce di bilancio di Regione Abruzzo. L'appello forte quindi al Presidente Marsiglio e al Sottosegretario D'Annunzio. Negli ultimi 4 anni sono andati in pensione centinaia di lavoratori e questo ha creato enormi disagi perché non sono stati rimpiazzati, potete immaginare. Quindi negli ultimi giorni, ma non solo, abbiamo registrato addirittura 50 corse cancellate, soppresse e saltate nella provincia di Pescara, lasciando a piedi di studenti minorenni e lavoratori pendolari. Potete immaginare il danno. Solo per questo un'amministrazione regionale si dovrebbe dimettere, perché il trasporto pubblico che non eroga un servizio pubblico è il più grande danno che si può fare. Abbiamo denunciato altresì turni massacranti per quei pochi autisti rimasti, potete immaginare turni di lavoro massacranti, ferie che non possono fare e quant'altro, ma oltre a questo disservizi interni, le obliteratrici a bordo non funzionano spesso, sono sfasciati, i mezzi sono sporchi, mancano le delimitazioni per gli stalli qui sull'area di risulta, quindi il mezzo non si sa dove deve parcheggiare il mezzo pubblico rispetto al mezzo privato e soprattutto l'utenza anziana non sa dove deve andare a prendere quel mezzo extraurbano che va nella provincia. Si appella alla regione anche Alex Orlandi, segretario Orsa Trasporti Abruzzo. C'è una grossa carenza di personale derivante dal fatto che ci sono state centinaia di pensioni negli ultimi anni e l'azienda non ha provveduto al giusto rimpiazzo. Di conseguenza il personale dipendente di TUA è esasperato, continuamente vessato dalla mancata concessione di ferie e richiesta di turni estenuanti di straordinario. Quindi nel corso degli anni noi abbiamo ascoltato tante belle parole da parte dell'azienda. Oggi c'è spazio solo per fatti concreti e risposte certe. I cittadini abruzzesi stanno pagando le conseguenze di una cattiva gestione da aziendale del trasporto pubblico, quindi ci chiediamo se non sia il caso di chiedere conto proprio ai vertici di TUA e ai vertici della Regione Abruzzo, conto di tutto questo.